Nel precedente video dei trucchi per Altrix abbiamo visto tra le altre cose come esportare i dati di un flusso in una finestra separata dal flusso stesso sfruttando il tool Browse. È però possibile anche creare dei file temporanei in Altrix che sono molto utili quando vogliamo testare diverse alternative di output oppure quando questo output serve solo per alimentare le voci di un'interfaccia in un flusso successivo. Per farlo prendo il tool di output e lo posiziono nel mio flusso. Poi, nella configurazione, nel primo box in alto, anziché inserire il percorso del file, ci scrivo Temp aggiungendo il simbolo percentuale prima e dopo, il nome che voglio dare al file e l'estensione. Poi, nel caso di un Excel, anche il nome del foglio. Eseguendo il flusso, Altrix creerà una cartella temporanea contenente il file che posso aprire per decidere che modifiche portare, rilanciare il flusso e confrontare poi i risultati. Questo funziona anche con il Tool Render, che semplifica il tutto dandoci le varie tipologie di file in formato temporaneo direttamente dal menu a tendina. La cosa comoda è che chiudendo Altrix queste cartelle file temporanei verranno automaticamente eliminati a patto che tutti i file temporanei siano stati effettivamente chiusi, e quindi non dobbiamo farlo manualmente. Poi, come probabilmente già saprete, nel momento in cui importiamo un file in Altrix, nella configurazione del tool di input viene indicata la cartella con tutto il percorso del file che abbiamo importato. Questo significa anche che se ci saranno delle variazioni al percorso, Altrix non riuscirà a caricarlo correttamente, restituendo quindi un messaggio di errore. C'è però un modo per rendere dinamico questo percorso, legandolo piuttosto alla cartella in cui è salvato il flusso. Per farlo, innanzitutto il flusso va salvato e gli input utilizzati devono essere nella stessa cartella del flusso. Dopodiché, nella configurazione dell'input, eliminiamo tutto ciò che è già presente nel percorso del flusso e se non lo conoscete potete anche verificare andando nella configurazione del flusso dove è salvato e sostituiamo tutta questa parte con un punto. In questo modo, se ad esempio copiamo l'intera cartella da un'altra parte, anche su un diverso PC, non dovremo sostituire i percorsi di tutti gli input del nostro flusso. Un altro modo per condividere un flusso con un'altra persona è quello di esportarlo sotto forma di pacchetto. Andando infatti in Options, Export Workflow, Possiamo includere nel pacchetto eventuali input e macro utilizzate nel flusso per creare un unico file, che di fatti è come se fosse uno zip, e Altrix andrà automaticamente ad organizzare i file utilizzati nel flusso in sottocartelle. Se apro il pacchetto che ho appena creato, Altrix ne estrae il contenuto in una cartella che si chiama come il flusso e tutti gli input saranno leggibili senza ulteriori azioni, quindi potrò eseguire il flusso senza problemi. Per creare un output in formato Excel, basta aggiungere l'output, scegliere dove salvare il file, il nome dello sheet ed è fatta. In questo modo però andiamo a creare un unico foglio, mentre è possibile configurare l'output in modo da creare molteplici fogli sulla base dei valori di uno specifico campo. Nella configurazione dell'output posso infatti fleggare la voce che vedete qui in basso a sinistra, scegliere di sostituire il nome della tabella con i valori di un campo. E nel caso di un Excel, per tabella si intende il nome del foglio, e come campo utilizzo ad esempio Character. Eseguendo il flusso, Altrix andrà a raggruppare i dati in base ai valori del campo Character e li separerà e rinominerà in tanti fogli quanti sono i valori. Quando vado ad aprire infatti il mio file di output, Altrix mi ha creato un foglio per ogni singolo character presente nei miei dati, e questo è un modo semplice per separare i nostri dati in più fogli. In alcuni casi può essere anche utile duplicare un flusso e per farlo, anziché copiare tutti i tool e incollarli in un nuovo flusso, posso più semplicemente cliccare col tasto destro sul nome del flusso e scegliere Duplicate, così da poter lavorare su una versione alternativa del flusso. A volte poi, per quanto ci provo a tenere meno flussi e meno finestre aperte possibili, Capita di trovarsi con tanti flussi aperti contemporaneamente e può diventare difficile muoversi tra questi. A fianco al pulsante di esecuzione, però, c'è questa iconcina che consente di selezionare il flusso su cui vogliamo andare tra quelli aperti, ma c'è anche una scorciatoia che permette di farlo ancora più velocemente. Infatti, premendo Ctrl Tab uscirà questa schermata che contiene appunto l'elenco di tutti i flussi aperti e potete semplicemente cliccare su quello che volete per aprire direttamente quel flusso. Se invece non vi ricordate dove è salvato un particolare flusso che avete aperto, potete anche passarci sopra col mouse e vi uscirà un piccolo tooltip con l'intero percorso del workflow. Volendo potete anche aprire la cartella che lo contiene facendo tasto destro Open Containing Folder. In Atrix è anche possibile aprire più flussi contemporaneamente nella stessa finestra. Per farlo clicco ad esempio col tasto destro sul nome di un flusso nella barra in alto e scelgo se aprirlo in un nuovo gruppo di tab orizzontale o verticale. Possiamo quindi suddividere la singola finestra, il singolo canvas, in finestre multiple, ognuna delle quali ovviamente avrà il suo personale tasto di esecuzione e i suoi messaggi. Per rimettere tutti i flussi in una finestra singola invece basta cliccare col tasto destro e scegliere Move to Previous Tab Group. Una delle funzionalità più recenti, aggiunta infatti con la versione 2021.3 di Altrix, è il confronto tra workflow, comoda soprattutto se avete la necessità di capire cosa è cambiato tra due versioni di un flusso. Questa funzione è presente in Options, Advanced Options, Compare Workflows. Posso scegliere da qui le due versioni di un flusso che voglio confrontare. E Alteryx me le aprirà entrambe evidenziando quali tool risultano diversi sia sul flusso stesso, con questi riquadri rossi, sia nei messaggi sottostanti, ad esempio questo Summarize dove ho aggiunto un conteggio distinto su un campo nella versione 2, e anche la modifica che ho fatto al Sort. Molti non ci fanno caso, ma qui in alto a destra c'è un'utilissima funzione di ricerca incorporata in Altrix che serve sia per trovare velocemente un tool senza cercarlo tra le varie palette, infatti, ad esempio, se cerco output e clicco su Show More, mi aprirà praticamente una palette temporanea con tutti i tool che contengono la parola output. Ma questo box di ricerca serve anche per cercare magari una soluzione ad un problema, in quanto il menu è legato al sito e alla community di Alterix. Se infatti provo a scrivere direttamente una domanda, ad esempio come si esportano più fogli in un file Excel, vedete che mi compaiono diverse discussioni aperte nella community che possono contenere la soluzione al problema. Cliccandoci sopra ci riporta direttamente alla discussione nel nostro browser. Qualche consiglio invece per l'estetica dei vostri flussi. Nei workflow è anche possibile inserire delle immagini, come ad esempio questo logo di, di Information Lab, che possono aiutarvi a brandizzare, tra virgolette, i vostri flussi. È molto semplice farlo, basta portare sul canvas il tool commento e nella configurazione di quest'ultimo, in basso, abbiamo la possibilità di scegliere un'immagine dal nostro PC da incorporare nel flusso. Poi la possiamo ridimensionare e spostare come vogliamo. Infine, sempre restando nell'ambito della personalizzazione, saprete che aprendo Altrix si apre a sua volta anche un flusso chiamato Start Here, che contiene una serie di informazioni utili, soprattutto a chi è alle prime armi. Volendo l'apertura di questo flusso si può anche disattivare andando in Options, User Settings, Edit User Settings e togliendo la spunta alla voce Show Start Here at Startup. In alternativa, però, possiamo anche personalizzare il flusso che si apre con Alteryx, ad esempio con un template personale che risulta decisamente utile se ci tenete a mantenere una certa costanza nel formato dei flussi che create, anche magari con i vostri colleghi. Per farlo, dovete andare nella cartella in cui è salvato il flusso Start Here, e quindi potete fare anche tasto destro su Start Here, Open Containing Folder, e qui dentro andate a incollare il flusso che farà da template personale. Così facendo, all'apertura di Altrix avrete sempre a disposizione il vostro template. Se poi non volete aprire Start Here, vi basta eliminarlo dalla cartella.